abbiamo prima del verdetto finale un ultimo appuntamento con il balletto di Iter. I biglietti cherubino, poi ti faccio un quante video. Estrazioni sono? Quante estrazioni sono? Domanda. quante estrazioni sono Federica? Allora Federica, quanti ne abbiamo? Prego, abbiamo. Un applauso a Federica Carone, eccola qua, si sta facendo ancora un applauso. Un primo allora premio. Dei premi gentilmente offerti dal nostro sponsor Patruno di Conversano. Quanti sono? Attenzione signore e signori! E verremo finché non finiscono i premi. Sì, grazie agli sponsor, grazie a Federica, perché credo che il grazie più grande vada a lei. Ma non il grazie, più che altro l'applauso. Perché l'applauso è per il giovane talento. L'applauso è per l'organizzazione della serata estiva. L'applauso è per la donna che cresce nel mondo del lavoro, nel mondo della moda, nel sentirsi bella, nel sentirsi realizzata, però nel sentirsi soprattutto una persona di talento, quindi è la parola più importante. Grazie a Federica. Credo che quei fiori siano per te. No? No, non sono per te. Oh, subito a prendere i fiori che non sono i tuoi. Boh. Serviva un altro sponsor. Dunque, non guardate, andiamo più al centro. Con tanta difficoltà, diteli voi i nomi, io vi dico solo, con tanta difficoltà e espresso dei pareri, li abbiamo riguardati, volevamo premiarne più di tre sicuramente sul podio, però è da fare un podio e quindi abbiamo dovuto conciliare viso, fisico, portamento e comunque anche simpatia sul palco. Quindi i nomi dei finalisti volete pronunciarli voi? Sì, facciamo un applauso a questa ragazza bravissima, spigliatissima, va come un treno proprio. Allora, partiamo dai mister perché le donne hanno voluto cominciare da loro e quindi vuoi pronunciare? Sì. Allora, partiamo da un terzo posto, però gentilmente gradirei che almeno in questo caso ci fosse una ola o comunque per tutti e tre i posti. Un'ovazione totale. Azzeriamo la base. Classificato per quanto riguarda questa bella edizione di Miss e Mister Norma, ma in questo caso per i mister, è Antonio Sciorci. Antonio, facci una passerella. Lo so, occhio magico. Gli imprevisti sono sempre imprevisti. Però non sappiamo gli altri, I maschi con i maschi, le femmine con le femmine. Secondo classificato, direttamente da Putignano, anni 23, ed è Luigi D'Aresta. Facciamo venire quelli che sono avanzati, via. Chi sono? Basta.
Ricordiamo il nome del ragazzo. Mo non ce lo ricordiamo un momento. Fatelo dire a lui. Ah, tu lo sai? Ah, oh. Alessandro. Per Giacomo Conforti. Giacomo. Giacomo. Invece per? Polmoso. E Carolis Valentino. Per Valentino. Vince questa edizione di Mister Norba 2012 all'età di 22 anni da Monopoli, Alessandro Magistra. Il premio offerto gentilmente da Patruno. Bene, un altro applauso, Mister Norba, dai, su. Nella giuria ho votato 4 anziché 3, però abbiamo dovuto fare il podio anche in questo caso. Siamo pronte. La terza classificata per il concorso Miss e Mister Norba 2012, terza edizione, è Isabella Selva. Vedere in tutta la tua bellezza. Un applauso, forza! Vai con l'applauso! La seconda classificata viene da Trigiano. Chi è? Chi è di Trigiano? Viene dall'Italia, viene dal mondo e si chiama Miriam Lattanzi. Bravissima Miriam. È un po' più difficile rispetto ai maschietti che erano un po' meno. Venite un po' più qua. Un po' più qua, un po' più qua, un po' più qua. Magari evitiamo di fare l'applauso, altrimenti finiamo domani mattina. La prima classificata. Miss e Mister Norba 2012. Claudia Cugliersi. Eccola qua. Vai con la foto. C'è anche il mazzo per te. Come si chiama? Sul palco, parrucchiere, servizio. Ringraziamo ancora i fonici. Chi ha curato il palco, l'audio, palcoscenico, su. Truccatrici e parrucchiere, ringraziamo anche l'organizzazione. Marilena Panarelli, Archimede di Conversano, Vento Donna. Marilena sul palco. Un applauso anche a loro che hanno lavorato veramente tantissimo e solo. Del centro estetico, insomma, ringraziamo tutti quelli che hanno lavorato per noi in questa serata. And
stare.